Come gestire le situazioni negative durante la conoscenza con una donna? Licenziamenti, malattie, discussioni in famiglia, eccetera. Come sempre, io vi ricordo che sono disponibile per consulenze private a pagamento per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da scomplicare. Per saperne di più, link in descrizione. Allora, facciamo brevemente un distinguo. La cosa riguarda lei o riguarda te? Se riguarda lei e ti viene accennato, io ti consiglio di cambiare argomento, perché se ci stai e quindi ascolti, accetti quello che lei ha da dirti, rischi di diventare il suo amico, il suo confessore, quello a cui va per sfogarsi, e rischi che lei si ricordi di te pensando a un qualcosa di negativo, come appunto la situazione che ti sta raccontando, e non porta avanti la conoscenza tra di voi, perché appunto si dovrebbe parlare tra di voi, delle vostre passioni, di quella che è la vostra vita. È vero che riguarda la sua vita questo, però non è un qualcosa che io racconterei o vorrei ascoltare durante una conoscenza fresca. Di solito le ragazze cercano di evitare questi argomenti perché appunto aspettano un po' a conoscerti prima che sbottonarsi e raccontarti queste cose. Però sai, se dovesse percepire che tu puoi essere un buon ascoltatore, tronca subito, evita l'argomento, cambia e concentrati su qualcosa di sicuramente positivo. D'altro canto, se sei tu che stai subendo queste cose, assolutamente, consiglio mio, non introdurre questi argomenti con la ragazza mai. Perché, da un lato, se vai a vomitarle queste cose, le dai un senso di pesantezza che lei non vuole assolutamente percepire all'inizio di una conoscenza e quindi non vuole subito imbarcarsi di problemi che sicuramente spetterebbero a lei se fosse la tua ragazza, ma adesso, all'inizio, vuole conoscere la persona che sei tu, non quello che ti ruota attorno, soprattutto i tuoi dispiaceri, i tuoi dolori, perché appunto che palle, ne ha già lei di cose da cui pensare. Come tutti, ognuno porta la sua croce, come sai, quindi all'inizio di una conoscenza, dare all'altro cose pesanti, brutte, non è proprio una bella mossa. In secondo luogo, ti consiglio di spegnere queste cose semplicemente quando stai parlando con lei, come se non esistessero. Concentrati su raccontarti come sei, le tue passioni, quello che fai e soprattutto le cose belle che riguardano la tua vita. Avrete modo di condividere le cose negative quando ci sarà un legame più profondo, in questo caso una relazione. Ma all'inizio, se puoi, non farti intaccare nella conoscenza con lei. Cioè, se ti licenziassero o avessi una malattia grave o facessi una discussione in famiglia che ti disturba, magari puoi accennarglielo. Però io non andrei oltre questo. Magari per alzare un po' il livello di attenzione, che ne so, gira un po' il discorso licenziamento col fatto mi sono stancato di quel lavoro, adesso voglio aprire un'attività tutta mia. Questa darebbe una sferzata alla conoscenza perché ti farebbe percepire la ragazza come una persona intraprendente che molla tutto e prova un'altra strada. Figo, bello. Se puoi girarla così, va benissimo, ma non ammorbarla con cose pesanti. Se invece sono cose che obiettivamente fanno parte della tua vita e sono inscindibili, come una malattia debilitante o qualche cosa che tu stai soffrendo, va bene farglielo sapere, ma non subito. Se glielo dici subito al terzo messaggio, guarda che sono paralizzato, guarda che ho un tumore, guarda che durerò ancora poco sul pianeta. Ecco, non farlo. So che è una cosa brutta da dire, evita di parlare di queste cose, però all'inizio di una conoscenza la ragazza vorrebbe spensieratezza, vorrebbe freschezza, novità, non vorrebbe, come già detto, imbarcarsi in situazioni sfavorevoli. Poi tu mi potrai dire, beh, ma è giusto che lo sappia perché se poi magari si prende male e sa che io sono malato, sto male in famiglia e vive una situazione di cattiveria o quello che è giusto che lei lo sappia perché deve conoscerti, queste cose fanno parte di te. Sì, ma dopo, col tempo, durante la conoscenza, magari al primo o secondo appuntamento va bene introdurre elementi di tale portata, ma all'inizio le uniche due parti in gioco devono essere lei e tu, con le vostre passioni e soprattutto cose positive, perché nessuna persona inizia una conversazione con un'altra persona partendo subito sulle cose negative, è una cosa che vi allontana. Non va bene nemmeno mentire né dire che tutto è rose e fiori perché è una bugia, perché ognuno ha lati belli e brutti della propria vita ed è giusto condividerli, ma dopo, non esordire mai con che schifo la vita, mi è capitato questo, quest'altro, perché lei ti potrebbe prendere come quello che vuole appunto solo sfogarsi e non va bene. E ti prende, ti isola, ti butta via e poi ti cestina. Quindi il consiglio è, se puoi, tieni queste cose fuori dalla porta fino a che non senti un certo livello di intensità con lei, che non significa intensità vi state avvicinando, ma c'è già un qualche cosa. Se lei ti chiedesse, sorvola, accenna, non dare tanta importanza in negativo alla faccenda, perché
Così dai anche l'idea di quello che sia qualche cosa, come tutti, ovviamente un essere umano che non va, ma che se la vive bene, che in un rapporto, in una conoscenza nuova e fresca, vuole con la ragazza trasmettere solo positività, non vuole subito sobbarcarla di problemi. Questa è una cosa che secondo me è apprezzata. E dalla parte del maschio, sapere che la ragazza, che magari ha un sacco di problemi, subito non mi vomita addosso, mi fa venire sicuramente più voglia di conoscerla. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che sono disponibile per consulenze private a pagamento, per chi avesse voglia di approfondire i temi che tratto sul canale o per chi avesse una situazione particolarmente complessa da scomplicare. Per saperne di più, link in descrizione. Ci vediamo in un prossimo video.